Ciao dolcezze, ciao ragazzi, bentrovati sul canale, benvenuti se è la prima volta che capitate da queste parti. Oggi vorrei parlarvi di una cosa un po' personale, un po' intima, il che è inusuale per me se mi conoscete un po', però ho i miei motivi che adesso vi andrò a spiegare. Ci ho pensato molto prima di girare questo video, poi una sera stavo parlando con una donna dolcissima che mi segue e mi supporta sempre su Instagram e che saluto, ciao Bea, e la quale mi ha detto appunto di soffrire di questa patologia come me, quindi abbiamo iniziato a chiacchierare e questa chiacchierata mi ha dato la spinta propulsiva per essere qua oggi a girare questo video. Inoltre questa patologia colpisce nel 90% dei casi le donne, con un rapporto donna-uomo di 8 a 1. E siccome sul mio canale siamo per la maggior parte donne, circa il 93%, credo che questa cosa potrebbe essere utile a qualcuno, o almeno io me lo auguro, perché se anche fosse utile a una sola persona, avrò fatto qualcosa di straordinario nel mio piccolo piccolissimo. Perciò mettetevi comodi, oggi vi proverò a spiegare che cos'è la fibromialgia, perché è importante parlarne e qual è stata la mia esperienza con questa patologia. Il termine fibromialgia significa dolore, algos, dei muscoli, mio, e fibro, quindi dei tessuti fibrosi, quindi dei legamenti e dei tendini. La fibromialgia è una malattia reumatica che colpisce l'apparato muscolo-scheletrico e si caratterizza fondamentalmente per una sensazione continua di dolore, per la rigidità e per l'astenia, che sarebbe la mancanza di forza nei muscoli. Ma essendo una malattia multisintomatica, vi parlerò meglio dei sintomi più avanti. Inoltre, i malati di fibromialgia soffrono anche di un'alterazione del meccanismo di percezione, trasmissione ed elaborazione del dolore. In pratica il sistema nervoso amplifica le sensazioni dolorose, quello che per una persona normale è un lieve mal di schiena, per una persona affetta da fibromialgia può rappresentare veramente una costante dolorosa. Per una persona normale, quello che può essere un leggero dolore al ginocchio, in un malato di fibromialgia si può trasformare nella sensazione di avere il ginocchio sbriciolato. Ecco perché sempre più spesso viene definita una malattia di sensibilizzazione del sistema nervoso centrale. Vi racconto brevemente come ho scoperto di esserne affetta. Praticamente stavo studiando per un esame anche bellissimo, che era archeologia greca e romana, e era inverno, faceva molto freddo e mi rendevo conto che avevo delle crisi proprio di astenia. Astenia significa mancanza di forza nel muscolo, quindi non riuscivo più a tenere in mano la matita, la penna, l'evidenziatore, niente, perché la mano praticamente non faceva più presa. Essendo che ci sono state diverse crisi di questo tipo, a un certo punto ho deciso ovviamente di rivolgermi al medico. Hanno impiegato nel mio caso solo un anno a diagnosticarmela, perché ero in cura con una dottoressa molto in gamba che, incrociando i dati, ha capito subito che non trattandosi né di tiroide né di tunnel carpale né di altre cose, probabilmente poteva essere fibromialgia, e mi ha quindi indirizzato a un reumatologo, il quale mi ha fatto una visita andando a individuare i vari tender points. I tender points sono i punti di dolore, ce ne sono diversi in tutto il corpo. Ovviamente lui sa come toccarli, in che modo, e conosce la reazione che un malato di fibromialgia può avere a questi tender points. Io praticamente sono risultata positiva a tutti i tender points, con una prevalenza di dolore ovviamente negli arti superiori, come era prevedibile. La cosa divertente è che alla fine della visita il dottore mi disse: "Vabbè, stai tranquilla, tanto peggio di così non puoi stare, da oggi in poi starei meglio con la terapia". Vabbè, questo era un piccolo aneddoto simpatico. Per quanto riguarda gli altri sintomi della fibromialgia, troviamo le emicranie, le cefalee, ovviamente i dolori, come vi ho già detto. Non so se vi ricordate quando Lady Gaga dovette interrompere il tour, lei scrisse sui social: "Sono devastata dai dolori", e ovviamente se lo dice lei che deve ballare e cantare per settimane, potete capire quanto possa essere invalidante a volte questa patologia. Altri sintomi sono per esempio l'affaticamento fisico. Infatti la fibromialgia è spesso molto collegata alla sindrome da affaticamento cronico, problemi cognitivi, difficoltà di concentrazione, perdita della memoria, problemi che riguardano il sonno, sindrome da sonno non riposante, insonnia, parestesie, che sono praticamente, le sensazioni di intorpidimento degli arti. Il fenomeno di Raynaud, che è uno dei sintomi più evidenti della fibromialgia, si ha quando c'è una vasocostrizione soprattutto negli arti,
Lo si capisce perché spesso si hanno molti lividi e molte cicatrici che faticano a guarire. Infatti la dottoressa si accorse subito di questa cicatrice che io ho qua da parecchi anni, è una cicatrice da forno, mi ero a malapena toccata con il forno, avevo malapena sfiorato, eppure ho questa cicatrice da una vita e lei si accorse di questo fatto. La causa di questa sindrome non la si conosce, c'è chi pensa che sia dovuta a un trauma fisico o psicologico, c'è chi dice che possa trattarsi anche di un qualcosa di genetico, che è già dentro di noi in qualche modo. Io sono convinta di esserci nata perché dopo appunto averla studiata negli ultimi tempi ho iniziato a collegare un pochino le cose. Mi ricordo che quando ero piccola, questa è una cosa che racconto sempre perché è un po' simpatica, quando ero piccola ero solita andare a fare i compiti a casa di una mia amichetta, avevo tra gli 8 e i 10 anni, andavo alle scuole elementari e capitava che appunto avessi queste crisi di astenia, non riuscivo più a scrivere e questa mia amica, pensando si trattasse del pollice che non riuscisse più a fare presa, ma in realtà era tutta la mano, mi prendeva in giro dicendo ah ti è venuto il pollice debole, quindi abbiamo sempre ricordato questa cosa del pollice debole e ora so insomma di che cosa si tratta. Durante l'adolescenza mi sono accorta invece di essere soggetta spesso a emicranie, a cefalee molto intense che per fortuna adesso non ho più. Si tratta proprio di quelle emicranie che bastava vedere, che ne so, la luce del cellulare o un filo di luce del sole e stavi veramente malissimo. E poi mi affaticavo molto velocemente. Pur infatti facendo molta attività fisica, mi sono accorta che a volte non riuscivo proprio a stare dietro all'attività fisica, infatti ai tempi facevo danza e dovetti lasciare. Mi ricordo che mi rivolsi medico di base, il quale mi guardò e mi disse sei bianca, devi prendere il sole, al che io piccola e ingenua iniziai a prendere il sole per molto tempo, per molti mesi, però nonostante questo i mal di testa non si placarono, continuavo a essere affaticata. È chiaro che io soffro di una carenza di vitamina D come quasi tutti i malati di fibromialgia e appunto per questo magari il dottore avrebbe dovuto fare un collegamento, perché generalmente dove c'è una carenza di vitamina D può esserci anche la fibromialgia. Nonostante l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, abbia inserito la fibromialgia tra le malattie invalidanti e anche l'Europa l'abbia riconosciuta come patologia invalidante, in Italia ancora non è riconosciuta come tale. So che l'anno scorso c'era stata una proposta di legge da parte dell'ITV, ma non so che fine abbia fatto al momento. È chiaro che sarebbe comodo per chi soffre di fibromialgia, come tutte le altre malattie invalidanti, avere per esempio delle esenzioni sanitarie o anche delle agevolazioni sul lavoro. Vi faccio un esempio. Quest'estate ho avuto dei problemi al ginocchio, mi faceva veramente molto male. All'inizio ho provato a lasciare perdere, ho applicato delle pomate, però il dolore non passava, quindi sono andata a fare una lastra. Dalla lastra cosa è venuto fuori? Che non avevo assolutamente niente in quel ginocchio. Eppure io c'erano dei giorni in cui riuscivo a malapena a camminare. Mettete caso che io in quel momento stessi lavorando e volessi prendermi dei giorni per stare a casa, per riprendermi, cosa avrei dovuto fare? Avrei dovuto portare la lastra in cui diceva che il ginocchio era totalmente sano al mio datore di lavoro? Oppure avrei dovuto portare il mio certificato di fibromialgia per sentirmi rispondermi fibro che? Insomma, è una situazione un po' particolare e io spero che con il tempo si sistemi anche dal punto di vista legale. I consigli che do a chi è malato di fibromialgia sono semplici: seguite la terapia del vostro medico, fate molta attenzione anche a ciò che mangiate. Questa è una cosa che io ho notato sin da subito. Quando ero piccola mi dicevano mangia carne rossa, mangia carne rossa. Io ho sempre notato che mangiare carne rossa non mi faceva stare bene e in effetti è così, perché chi soffre di fibromialgia dovrebbe mangiarla di rado. Idem per tutti i carboidrati e gli zuccheri e i lieviti. Per carboidrati intendo i carboidrati raffinati. Quindi mi sono accorta che mangiando pasta da farina raffinata e pane, pizza eccetera mi sentivo poco bene, quindi sarebbero da preferire tutti quegli alimenti integrali, pasta integrale, biscotti integrali, pane integrale eccetera. Anche i latticini potrebbero avere un effetto non proprio carino sul vostro corpo. In ogni caso il consiglio che do io è ascoltare il vostro corpo, perché mi sono accorta che alla fine ha sempre ragione. Seguite i consigli del vostro medico. Io comunque tutte le cose che vi sto dicendo le ho prese da diversi articoli, da diversi paper scientifici, oltre a basarmi sulla mia esperienza. Come sempre trovate tutta la bibliografia giù nell'info box, voi lo sapete, vi metto le fonti anche per quanto riguarda l'armocromia, quindi cose frivole come beauty, make-up, figuratevi se non vi metto le fonti quando si parla di cose serie. Un altro consiglio che vi do è appunto di evitare la caffeina. Io per esempio ho dovuto ridurre drasticamente
sicuramente l'utilizzo del tè nero, sapete che sono una grande patita di tè e bevande, tisane, eccetera, mentre potete bere tè verde e in particolare il mio amato matcha. Anzi, sarebbe auspicabile berlo perché fa molto bene. Le persone affette da fibromialgia hanno livelli più alti di stress ossidativo e siccome i tè verde, il tè matcha, contengono alti livelli di antiossidanti, di polifenoli, può fare davvero molto bene. Poi ovviamente anche praticare yoga può aiutare a lenire i dolori e anche l'acqua calda, il bagno caldo, in realtà tutto ciò che è caldo, che provoca calore, mentre freddo e umidità sono assolutamente nemici di chi soffre di questa patologia. Se il medico lo raccomanda, è integrato ovviamente anche le vitamine, tutto ciò che vi manca, nel mio caso vitamina D, magnesio, tutte le vitamine del complesso B, ma non fate di testa vostra, seguite sempre i consigli e ciò che vi dice il vostro medico. Questo è tutto ciò che avevo da dirvi su questa patologia, è un video che ho fatto quasi con un po' di difficoltà, ma perché non voglio che si generi della commiserazione, non voglio che si generi del pietismo, vorrei nel mio piccolo che si parlasse di questa malattia che è praticamente una malattia fantasma, perché come vi ho detto i sintomi non sono subito visibili, per esempio facendo analisi, facendo test, ci vuole molto tempo, in media per vedersi una diagnosi di fibromialgia ci vogliono 5 anni. È una malattia complicata e io spero anche che in Italia venga regolarizzata, entri a far parte delle malattie invalidanti, perché questo sarebbe un messaggio veramente importante per tutti i malati di fibromialgia. Quindi parlatene con i vostri amici, lasciate un messaggio. Io vorrei sapere se voi conoscevate questa malattia, quindi fatemelo sapere con un commento, questa è la cosa che mi interessa di più, perché ho notato che proprio non la si conosce. Spero anche di aver lanciato un messaggio positivo e propositivo per tutte le persone che come me ne sono affette. Sorridiamo, si va avanti, ci sono cose più difficili nella vita, scusate la frase fatta. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video, lasciate un like, iscrivetevi al canale e a presto!